costruttore non può mai essere del tutto contento di quello che ha appena fatto. Quando stai completando un progetto, la tua mente è già concentrata su tutto quello che si può migliorare. Quello che prima credevo irrealizzabile, ora è pura realtà. Le forme nascono dalle morbide e sensuali linee della mia terra, la Toscana. Quello che mi ha sempre affascinato della tecnica è che permette all'uomo di superare i propri limiti. Presente ti serve per fissare quanto di positivo hai costruito fino a quel momento, ma l'obiettivo è spingersi oltre. Questa nuova versione conserva tutto il meglio dei Vantara, ma ha innalzato l'ennesima potenza. Questa vettura rappresenta la massima espressione di un'auto Mazzanti. La sintesi più estrema dell'eterna lotta tra l'uomo e le forze della natura. Ogni pensiero, ogni punto di arrivo sono l'inizio del prossimo passo. 2 secondi e 7 per passare da 0 a 100, questo è il nostro inizio. L'unico punto di contatto tra la vettura e il mondo esterno sono le ruote. Il risultato dei nuovi freni carboceramici è una frenata da 300 km orari a zero in 7 secondi. Ho disegnato questa vettura pensando che dovesse raggiungere i 400 km orari. Per questo i nuovi profili aerodinamici sono di pura derivazione aerospaziale. Newton-metri di coppia è il valore che mi ero prefissato fin dall'inizio. Con il nuovo Biturbo 7002 ci siamo spinti addirittura oltre. Nella progettazione di un hypercar, anche una forza passiva deve essere trasformata in una forza attiva. L'ala soffiata posteriore di derivazione Formula 1 converte il calore generato in carico aerodinamico. Ho sempre pensato che il nome di una vettura si rifletta nella sua anima. Ho scelto 1000 cavalli, la vettura stradale più potente mai costruita in Italia.